Mister Montani, dopo una serie di 3 sconfitte consecutive, è arrivato oggi un punto qui in casa contro il Delfino Flaccoporto. È stata una partita in cui avete trovato il vantaggio, avete poi subito il pareggio, ci sono stati molti episodi che potevano anche condurvi alla vittoria finale, penso a quell'occasione che c'è stata proprio a ridosso del fischio finale. Allora, prima di risponderti della partita, se mi dai l'opportunità, vorrei parlare di un'altra cosa. Sinceramente adesso mi sto un po' stancando, perché non sono mai stato, non ho mai detto una parola, se vuoi andare a vedere le interviste, sempre avuto molto rispetto per il lavoro di tutti, assolutamente, non è il mio modo di costume di... però adesso mi sto stancando, perché vedo che piangono tutti questi arbitri, e io non sono più da piangere, anzi ho sempre avuto rispetto. Ma se io vedo anche quello che ha fatto oggi, diversi episodi che vado a sommare a tantissimi altri, oggi parlo pure io, ripeto, a me non piace piangere come fanno tanti, è una cosa bruttissima, non mi rispetto per gli arbitri, però adesso ci stanno danneggiando in maniera clamorosa. Se devo fare anche io come fanno certi colleghi che piangono continuamente ogni domenica, ora lo faccio pure io, ma non va bene, al di là che poi le responsabilità sono mie e i punti li dobbiamo fare in campo, però prendere rigori, prendere falli di mano, prendere espulsioni, ripeto, gli episodi sono tanti, mi dà un po' fastidio. Per quanto riguarda la partita, la squadra è impaurita, la squadra sta in difficoltà mentale, si vede, preso il gol del pari è uscita fuori dalla partita, ma nonostante tutto i ragazzi hanno cercato di portarla in porto in un modo o nell'altro, abbiamo diverse situazioni adesso che si vanno a sommare, di espulsioni, di infortuni, quindi è un momento in cui si deve abbassare la testa, accorciarci le maniche, perché sicuramente noi siamo qui e non molliamo niente. Post partita con Sichetti, dopo il successo che avete conquistato nello scorso turno sul campo della Torrese, oggi arriva un altro pareggio importante. E come vedi questo pareggio? Bicchiere più mezzo pieno o mezzo vuoto? Beh, sicuramente mezzo pieno, perché sì, abbiamo affrontato una squadra in crisi di risultati, ma come rosa non è inferiore sicuramente alle prime della classe. Ce la siamo giocati a viso aperto, abbiamo battuto colpo su colpo, e siamo contenti di questo pareggio. Forse magari il secondo tempo potevamo, dico, crederci un po' di più, però a noi va benissimo questo punto, perché affrontiamo una squadra veramente attrezzata e forte. Quanto può essere importante essere riusciti a riprendere una partita, aver costruito appunto anche tante occasioni pericolose in vista del prossimo match, dove vi attende uno scontro fondamentale per la salvezza contro l'Angolano? Beh, domenica sarà una partita difficilissima, perché incontriamo una squadra in salute che è partita male il giorno d'andata, ma si sta riprendendo alla grande. Questo punto per me, anzi per la squadra, è fondamentale, e ci prepareremo al meglio per la partita in casa contro l'Angolano, e sarà una vera battaglia.